perché in ogni cosa si può dire che questo è falso, questo non corrisponde al vero. Questo è un compito che uno spetta a voi consiglieri comunali, spetta a qualcun altro. Questo corrisponde a un altro che viene presentato dalla Giunta, che è verificato formalmente da un dirigente responsabile del servizio. Per me questo è valido. Se lei ha delle eccezioni in cui dice che dentro questa società c'è il fratello di Speroni, la cugina del sindaco e il cognato di qualcun altro, ce lo può dire, però non siamo noi che dobbiamo andare a cercarci, perché sennò praticamente ogni delibera dovremmo spendere tempo e denaro per vedere chi c'è dietro, perché ogni volta che si dà un permesso, una lottizzazione, un piccolo del genere, non sappiamo che platea di persone può essere coinvolte, perché oltretutto, le dico questo, lei può anche dirmi c'è la misura camerale. La misura camerale può dire che questa società è partecipata da altre 10 società, che a loro volta sono partecipate da altre 100 società. A questo punto io porto qui 250 misure camerali. Primo. Secondo, la misura camerale c'è scritto il nome, ma non c'è scritto i rapporti di parentela che il soggetto ha con altri. C'è scritto tizio, se io fossi socio di qualcosa, la misura sarebbe Francesco Nico Speroni, codice fiscale, ma attuale residente IVA. Punto e basta, non c'è scritto né tuo fratello, né tua sorella, né niente. Quindi a questo punto non se ne verrebbe a capo neanche con la misura di camerale, perché se anche ci fosse uno Speroni tra i soci, non è detto che quello sia mio parente. Quindi a questo punto, ripeto, ogni volta dovremmo fermarci, fare mesi di indagine e non possiamo deliberare niente. Le do la parola per una replica prima del collega Orsi. Tornate. La ringrazio, Presidente. Il suo problema a me personalmente non interessa. Io ho prefigurato il mio di problema, nel senso che non sono questa sera stato forte in grado di poter lavorare questa delibera, né di astenermi né di fare un qualunque atto che possa io decidere su come comportarmi. Cioè che lei abbia la possibilità di capire che là dentro non ha nulla a che vedere, nulla a che fare, a me poco importa. Io ho dovuto prefigurare questo mio problema, può essere comune a ciascuno di voi, ma il vostro atteggiamento, il vostro comportamento, la vostra decisione su come di votare, a me poco importa. Ma ripeto, se io non sono posto nella condizione di votare, perché posso avere il legittimo sospetto, in mancanza di alcun nominativo, di alcun riferimento, di poter votare contro legge, nel senso che dovrei astenermi o comunque non partecipare al voto, non essendo stato posto nella condizione di votare, la delibera non può essere votata, da me personalmente, e quindi la delibera che non potendo votarla non può essere messa in votazione. Che poi ciascuno di voi possa superare il problema tappandosi il naso, chiudendo gli occhi, a me poco importa. E uno prefigurato, che non ribadisco, ci tengo a ribadire, che non c'è nessun nominativo da delegare al rappresentante della società che ne individui a chi faccia capo questa società. Perché lei mi insegna che le persone giuridiche hanno un riferimento all'amministratore, nato a il codice fiscale, la persona giuridica. Io avrei potuto sapere se ne appartenevo o se avrei dovuto avere una qualche remora, ma mi manca il riferimento in assoluto del nominativo dell'età rappresentante di questa società. E a me poco importa del parere dell'ufficio legale o dei dirigenti, il problema è mio, che sono qua che devo schiacciare il bottone, e questo problema è in capo a ciascun consigliere comunale. Del 1944, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società a responsabilità limitata denominata Sta SRL, con sede in Piazza Superosta numero 15, Augusto Assisio. Ecco, quindi abbiamo nel fascicolo il nome, la data di nascita, quindi l'identificazione del soggetto, legale rappresentante. Abbiamo l'indirizzo della società, penso che a noi questo sia sufficiente. Poi il signor Rosso Antonio potrebbe dichiarare.
che vuole, ma non spetta a questo Consiglio andare a verificare se quanto è scritto nel fascicolo corrisponde al vero o meno. Perché ripeto, non è compito del consigliere, io potrei anche dire che questa firma del dirigente che di